Benvenuti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Doc e oggi siamo qui per analizzare insieme il nuovissimo evento National Heroes, o meglio Eroi Nazionali. Quindi prima di cominciare ragazzoli vi chiedo un 200 like per sotto questo video, commentare se avete dei dubbi mi raccomando e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Bene, cominciamo con la nostra tabella classica. Bene ragazzuoli, ecco voi la tabella, ve l'ho ingrandita il più che potevo perché sennò si vedeva veramente troppo piccolo. Adesso cercherò a spiegarlo. Nella prima sezione a sinistra, ok, la National Energy, sono appunto le varie energie che ti daranno tutti i pacchetti che si potrebbero prendere, ok ragazzuoli? Mentre invece i Nation Points sono quelli nei capitoli, nel capitolo 1, 2 e 3, che bisogna andare a giocare le partite e gli allenamenti, che adesso poi andiamo ad analizzare più da vicino, ok? E in tutto quel percorso di capitoli si faranno un totale di 35.400 punti, ok? Perfetto, con questi punti si può al massimo prendere un 102. E adesso poi vi farò vedere in che modo si può prendere, ovviamente, ok? Poi, restando nella parte della 25 del restando sopra il 25% delle classifiche dove sono le partite versus confronto e quelle contro la IA, appunto ragazzuoli, si potrà ottenere anche l'icona evento Pires Free to Play, che l'ho analizzata, non è per niente male, meglio Manè, ovviamente, però Pires comunque free ci può stare, ok? Quindi avendo poi Pires Free, automaticamente si raggiungeranno i 37.000 e qualcosa punti, ok? Non si può fare di più, non si può fare niente di esagerato, questo è quanto. Quindi ragazzoli, adesso andiamo direttamente nell'evento così vi spiego come giocarlo. Andiamo! Bene ragazzuoli, eccoci qui nel nostro nuovo evento. Però prima di fare ciò, vi presento la mia squadra. Appunto, questa qui è la mia squadra, ok ragazzuoli? E come promesso, andiamo a togliere Marco Lorente per inserire Zizou Zinedine Zidane. Decisamente una bestia. Ho fatto un confronto ieri sera con lui. Molto potente, ragazzuoli. Davvero molto, molto, molto. Ma più scarso di quello che regalavano l'anno scorso. Quindi, pazzesco. Poi vi farò vedere l'analisi magari in una live, vabbè. Comunque, essendo che ho Zizou, in questo video non posso fare la review, nei prossimi video arriverà la review, ok ragazzoli? Quindi, entro domenica la review di Zidane c'è! Perfetto, detto questo, vi ho mostrato anche brevemente la mia squadra del Versus, molto easy, veloce, non stiamo a soffermarci qui perché c'è l'evento da andare a esplorare, ok? Bene, andiamo! Allora, prima cosa da sapere in assoluto è che in questa sezioncina qua ci sono appunto i punti slavina da spacchettare ogni giorno. Poi ci sono le offerte settimanali da prendere tutte, ok? Le pubblicità da fare tutte. Perfetto. Una volta entrati in questo percorso avventura, bisognerà appunto fare queste partite del capitolo 1 fino ad arrivare al punto scelta e di conseguenza all'ultima partita che facendola vi consentirà l'accesso al secondo capitolo. E anche un premio tra Stekelenburg e Pandev. Io ovviamente consiglio Stekelenburg, non tanto perché è portiere, perché si vende per cose, però è un portiere che appunto vi potrà servire nel versus attacco e confronto per guadagnare più punti. Quindi io consiglierei Stekelenburg al posto che Pandev, con tutto che Pandev è stima totale. Poi, una volta fatto il primo capitolo, si andrà nel secondo e quindi già qui abbiamo un 90 free, ok? Fatto una volta anche tutto questo capitolo qua, si otterrà un 94. Potete scegliere quale volete, tanto fanno tutti abbastanza cagare questi 294. Una volta completato questo secondo capitolo, vi si aprirà ovviamente il terzo, quello un pochettino più succoso, ok? Dove ogni partita vi darà un tot di punti abbastanza sostanziosi e si riuscirà a prendere un 100, che allora, nel caso non abbiate Cancelo, questo James è buono, perché comunque ha cross 121, 116, 111, 114, 100. Quindi io vi consiglierei di prendere questo James perché è uno dei più forti che c'è nell'evento praticamente, raga, è uno di quelli più utili, fondamentalmente gli altri fanno abbastanza cagare. Ma poi quanto sono fighe le carte di sto evento, cioè bellissime. Comunque, James ci sta, Pedri già un po' meno, sempre per il fatto perché è un esterno sinistro con controllo di palla, dove cazzo devi andare, cioè fondamentalmente, ok? Quindi in questo caso consiglio James e già così avremo un 90, un 94, se non mi ricordo male, 96, quello che l'è, e un 100 free, ok? Quindi questi sono tutti prendibili, perché il percorso si fa tutto, ok?
se prendete le energie, se no non lo fate, eh? Quindi prendete le energie, perfetto. Passiamo alla prossima cosa. In questo percorso, appunto, sapendo che si arriva a fare al massimo 37.000 e qualcosa punti, possiamo prendere il primo, il secondo, il terzo e anche il quarto traguardo. Per Van Basten purtroppo servono 60.000 gemme, che non sono poche. Però con 60.000 gemme vi portate a casa Marco Van Basten, che ho sbagliato a cliccare, anche Pires è forte, se vedete non è per niente male. Però Van Basten ovviamente è un animale senza un senso logico, cioè è proprio fortissimo. E quindi vabbè, non stiamo neanche a esaminarlo perché è davvero troppo forte. Queste sono le classiche SBC inutili, ok? Match day, qua dovete fare la formazione con icone nazionali in evidenza, quindi quelle che ci sono qua di fianco, potete vedere appunto Olanda, Francia, eccetera, eccetera. Non è difficile. Giocate o il versus attacco o il confronto, perché le sfide contro la IA vi danno meno punti, quindi non ha senso farle. E classificandomi nel top 25%, vedete io sono nel top 10% adesso, in entrambe, se vi classificherete nella top 25 della classifica festa nazionale, quella che dura 3 giorni, quindi questa qua a sinistra, ok? Per meglio dire questa, dove sto muovendo il mouse, ok? Questa qui praticamente è quella che serve per dare più roba, ok? Per riuscire ad arrivare a Pires. Perché appunto se state in quella cosa prendete comunque 800 punti mosaico e 600 punti nazionale. E quindi riuscirete a fare più o meno tutto. Ok? Anche ad avere Pires. E avere anche la scelta del 102. Ovviamente ragazzuoli, i premi maestro sono praticamente una roba per fregarvi, ok? Non dovete assolutamente aprire i premi maestro. Perché appunto se aprite quelli perdete i punti e non riuscirete più a prendere il 102. E rimarrete magari a prendere 1,296, cosa che è davvero grave. Quindi non toccate i premi maestro, perché sono la cosa più sconveniente, ok? Perfetto, ragazzuoli. Premi leggenda, a noi questi interessano. In questi qui scegliete uno dei tre percorsi, perché tanto sono uguali, quindi potete fare quello che volete. Io ho scelto quello centrale perché è più ganzo, ok? E completando questo avete un punto scelta, dove prendere un 102. Li ho esaminati un po' tutti, ragazzuoli, ve lo devo dire. Ce ne sono davvero pochi che possono essere usati. Uno è Di Lorenzo, però al ritmo non mi piace troppissimo, perché ormai si usa cross o abilità difensive da DC, diciamo. Quindi non è il top, però non è male, perché di statistiche è bello fortino, però è già 102, quindi contate anche quello. Ed è uno dei migliori, eh. Cioè, poi Locatelli speravo fosse decente, ma un CDC con incursore che ha 117 di difesa, che non è tanto per un CDC, proprio per niente. Non ha tanto ritmo, non ha tanto fisico, non è purtroppo un CDC prepotente, per quanto speravo che Locatelli fosse forte. Ma invece, no! Ramsey stessa cosa, abbastanza scarsino, però è già un 102, quindi a chi serve un CC sicuramente lui può essere utile. Perché comunque già un 102 non è così merda. Non è buono, però non è così merda, ok? Un altro che mi ispira è questo qui, Kalajdzic, che se non erro è quello che ha segnato all'Italia, ok? Questo qui, voi vedete dalle statistiche, dite, ma fa cagare, Doc, ma cosa stai dicendo? Sì, però lui ha quasi 120 di ritmo per 2 metri di uomo, ok? Pochissimi chili, quindi è veramente un fruscello. Però è 2 metri e ha 4 su 5 di piede debole. Non è esagerato, non è esaltante, raga. Però, proprio come dice il potenziamento, come torre buttato lì, questo non è male, perché di testa e forza ne ha tantissima. Di elevazione no, ma è già 2 metri. Quindi, cioè, per prenderlo servirebbe un difensore classico normale, altro 1,90, con 120-130 di elevazione per arrivare a 2 metri, ok? Quindi è interessante, non è fortissimo sicuramente, però è interessante per i confronti, ok? Digne anche non è male, però c'è Hernandez o Jordi Alba, non ha senso prendere Digne. Comunque prendete uno di questi 102, fondamentalmente il più buono in realtà sarebbe lui. Ma non tanto per le statistiche, perché Szoboszlai, ragazzuoli, è l'unico che io mi ricordi in questo gioco che ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caratteristiche speciali.
Se andate a vedere i video, è vero che ha giocato prima in una squadra del cazzo, prima dell'Ipsia, se non erro ancora prima. Però è pazzesco, raga, fa tutto lui in quella squadra, fa tutto lui. Infatti ci sta che ha tutte queste caratteristiche speciali perché fa davvero tutto lui, però spettacolo. È uno dei migliori, però è anche vero che di statistiche non è buono. Ovviamente, ragazzuoli, vi ho mostrato alcuni di loro, però direi forse, allora, i migliori in assoluto sono, secondo me, appunto, Di Lorenzo e Diogo Jota, perché allora, Diogo Jota è, o come si chiama, ovviamente, magari non l'ho pronunciato sbagliatissimo, però lui dalla sinistra non è male, perché con attacco è buono, molto molto buono. Per il versus è strabuono, per il confronto è buono, perché comunque ha anche fisico, ha 100 di fisico, con 126, 123, 104, 126, non è male, non è esagerato, ma non è male. Poi ha la finta la Ronaldo, alto alto e dribblatore veloce. Quindi, secondo me, è buono. Quindi, forse uno dei migliori insieme a Di Lorenzo, perché comunque... Tutti gli altri non è che sono poi spettacolari, ok, ragazzuoli? Anzi, proprio per un cazzo. Quindi, questa qui è l'analisi proprio velocissima, ok? Vi ho detto più o meno quelli che potete prendere, ma gli altri non considerateli proprio, perché a prenderne una che tipo Trap, cioè generale, fa cagare, ok? Tipo anche lì, chi era? Amsic, oh Maronna, Amsic è un 102, ha ancora dei 90 nelle statistiche, ma poi ha 106, 101, 110, ha solo passaggi. Fa cagare, cioè, raga... Veramente pessimi, non so perché sono uscito così tanto. Comunque non sono per nulla buoni, a parte proprio due o tre. E detto questo, ragazzoli, appunto, è molto easy. Potete prendere un 102, se andate tutti dritti su quella roba lì, è davvero molto molto facile. Poi, i punti qua, per andare avanti nel mosaico, li fate nella classifica. Quindi giocatevi bene la classifica, quella del versus e del confronto, ok? Perché è molto importante. Spacchettando qui potete trovare, se avete culo, un altro 100 o cose del genere. E riuscire, se aprirete 40, se farete 4 40 giri praticamente, riuscirete ad ottenere un altro 102 che è Rui Patricio, che tra tutti quelli che ho visto forse è uno dei migliori, perché comunque non è forte come Courtois. L'ho già vista sta cosa, perché Courtois è già praticamente tutto più forte, tranne i riflessi che ce l'hanno patta a 140 a 100. Quindi, no, però è sicuramente buono. Cioè, questo qui è uno di quei portieri che comunque lo potreste utilizzare, secondo me, sia nel versus che nel confronto, perché fondamentalmente è abbastanza buono. Ha un po' di tutto e ci sta più o meno dentro. Poi, se riuscite a prenderlo mettendo 2000 gemme, cose del genere, perché fondamentalmente si possono aprire 40 cosi, però bisogna andare proprio nella classifica bella alta, ok? Tipo un top 10%, cose di questo genere qua, per riuscire ad aprirlo senza mettere gemme. Però è fattibile, e con le gemme comunque rimane fattibile, quindi con poche gemme, tipo se non erro 7500, se proprio viva male, 7250 per l'esattezza. Ah no, 6250 se proprio viva male, quindi... È fattibile, quindi in generale, ragazzoli, da questo evento che cosa facciamo? Allora, facciamo sicuramente il 62, il 92 qua. Un 102 col punto interrogativo in base a come giocate e a se mettete gemme. Un 102 free, un 100 free, un 96 free, un 90 free, ok? Pires, se arrivate sopra il 25% della classifica, free, quindi un 99 free, ok, perfetto. E appunto, se avete culo, questi vari giocattolini qua, se avete culo, culo 100 anche, se no, niente, fondamentalmente, ok, ragazzuoli? Questo praticamente è quanto. È un evento molto semplice, bisogna solo giocare le partite. Praticamente bisogna solo andare avanti nei capitoli e fare poi il versus attacco e confronto e basta. Se riuscite, appunto, piuttosto, fatevi la squadra anche di merda, ma fate con i giocatori eroi nazionali e quelli di nazionale in evidenza, perché, e con le icone ovviamente, perché così facendo, anche se perdete, guadagnerete il triplo dei punti di uno che vince con già soltanto quei punti che sto facendo io, capito? Quindi mi raccomando, cercate tutti quanti di arrivare al 25%, così tutti avete Pires. Poi se non vi serve, chi se ne frega, lo ammazzate, sempre esperienza, sempre 500.000 di esperienza. Se invece vi serve, ve lo mettete perché comunque è bello forte. Questo è quanto, ragazzuoli, fondamentalmente... C'è tanta roba free,
Tanta roba inutile, tante carte non forti, però questo è un evento che, per chi con i Tozzi e con l'evento UCL prima si è sistemato la squadra, da questo evento può fare grossi crediti. Quindi ragazzuoli, mi raccomando, giocatevelo bene, io vi auguro una buona fortuna per le roulette, il mosaico, tutte quelle cose lì. E prima di salutarci andiamo, perché ogni volta poi mi dite nei commenti, ma quello nel negozio non l'hai visto. Andiamo a vederlo, il nostro Sergio Ramos, che io ho già messo i 2 eurini, perché ho detto, boh, vediamo se riesco a scularlo. No! Ramos, effettivamente l'unico realmente potente, perché? Allora, 105, vero che è un 105, con marcatura, che non è male marcatura, perché vi ho già spiegato il perché. Ok, 113. Perché potenzialmente 115 col potenziamento al 15, però vabbè. 137, 127. Con 107 di agilità, 106 di passaggi, 93 di tiro comunque, no? Ed è 138 di reattività, 140, 140, 140 di testa, marcatura scivolata. Con 124 di elevazione, 133 di forza, 133, 132. È molto potente, raga, molto potente. 1,84 solo, quello sì. Con alto medio, quindi servono dei difensori che siano più indietro, perché lui ha un po' la tendenza ad andare per i cazzi suoi. Però con, si butta nei contrasti, colpo di testa potente e passaggio lungo. Praticamente le tre caratteristiche speciali più importanti per un difensore, lui le raggruppa tutte quante su di lui. Quindi fondamentalmente è davvero una bestia. Però ovviamente dovete scularlo, ok ragazzoni, perché se non lo si scula non si ha possibilità fondamentalmente. E c'è anche uno che non ho ancora visto, che è Ante Rebic. Questo non l'ho visto. E devo dirvi, alla sinistra non è così male con agilità. Anzi, per chi ha Haaland, lui, questo Rebic, è una manna dal cielo, perché con Haaland attaccante e lui alla sinistra, avete due potenziamenti, agilità, perfetto. E non è male, perché comunque okay, non corre esageratamente questo Rebic, ma se si riesce a giocare bene col dribbling, lui riesce a fare cose incredibili. E secondo me, comunque, vabbè, con egoista e basta, alto medio, però per niente male, ragazzuoli. Fondamentalmente, questo è l'evento, una vera... di una semplicità astronomica. Bisogna soltanto giocare le partite, fare gli allenamentini, che sono semplici. Io li lascio giocare perché sono davvero una cazzata. Ovviamente per chi è un po' più basso, tipo dei 110, cose del genere, 120, bisogna giocarle, ovviamente. Però sono davvero molto semplici, ragazzone. Nulla di difficoltoso. Tutti dovremmo riuscire ad avere il 102 free e il 100 e tutte quelle cose lì, ok ragazzuoli? E spero per voi anche che sculiate e abbiate la possibilità di prendere anche Rui Patricio, così da fare un po' più di credito o da sistemarvi la zona portieri. Bene ragazzuoli, questo è quanto, fatemi sapere tutto quanto qua sotto nei commenti, se ci sono qualche dubbio o qualsiasi cosa io vi risponderò qua sotto nei commenti. Mi raccomando come sempre, spolliciate tantissimo e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Un ciao ciao da Doc D, ciao ciao!